Aldo Grandi, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il libro intitolato Gli ultimi giorni di Gian Giacomo Feltrinelli. Noi lo raccontiamo oggi, anche se l'anniversario è stato il 15 marzo scorso, perché tutto successe su quel traliccio, il 15 marzo 1972, Cascina Nuova, nei pressi di Segrate. Leggo nel risolto di copertina che Aldo Grandi vive e lavora a Lucca, dove dirige 4 quotidiani online, niente meno. Come fa a gestirne 4, Aldo Grandi? Perché, insomma, meno male l'esperienza c'è, e 4 quotidiani sono 4 quotidiani a tutti gli effetti, e quindi esattamente come può esserlo La Nazione, che o il Tirreno, che sono i due quotidiani, diciamo, cartacei, che qui a Lucca in Toscana andavano per la maggiore quando il cartaceo aveva una certa importanza, purtroppo ora non lo ha più. Io ho questi 4 quotidiani che coprono esattamente 4 province. Come faccio? È semplice: avere un cospicuo numero di collaboratori e essere in grado di potersi dirigere sulle cose importanti quando accadano, conoscere abbastanza bene il territorio, e questo per fortuna non è un problema, e di conseguenza si riesce a essere abbastanza incisivi. Facciamo dei bei numeri e in particolare con la Gazzetta di Lucca, e troviamo anche il tempo, devo dire con qualche difficoltà, ma quando uno è padrone del proprio tempo riesce in genere a poterselo gestire, e riusciamo anche quindi a poter poi dedicarci alla scrittura di questi libri, come quello che lei ha appena citato, Gli ultimi giorni di Gian Giacomo Feltrinelli, che comunque è un personaggio da me conosciuto molto bene, perché già nel 2000 feci la biografia di Gian Giacomo Feltrinelli. Quindi Gian Giacomo Feltrinelli, La dinastia, il rivoluzionario, 22 anni fa. Si è trattato quindi, di approfondire, anche grazie al lavoro che avevo fatto nel 2003 per Einaudi, La generazione degli anni perduti, Potere operaio, quindi approfondire tutta una serie di aspetti. Conservavo un robusto archivio che non avevo in parte utilizzato per una serie di motivi proprio cronologici, e a questo punto l'occasione dell'anniversario della morte, ma soprattutto la volontà di voler fare una volta per tutte chiarezza, non per presunzione ma per convinzione, su un episodio che mi si permetta è stato oggetto di enormi speculazioni e strumentalizzazioni di ogni genere. Speculazioni e strumentalizzazioni sulla figura di Gian Giacomo Feltrinelli ce ne sono state sicuramente troppe, ma le vorrei chiedere, Aldo Grandi, dal suo precedente libro pubblicato, se non sbaglio, allora da Lai, cioè Gian Giacomo Feltrinelli, La dinastia rivoluzionaria, pubblicato nel 2020, nel 2000, in questi 22 anni, che cosa è cambiato nei confronti del ruolo che aveva Gian Giacomo Feltrinelli, della figura di Feltrinelli? Allora, diciamo che la domanda è molto pertinente. Non è cambiato niente, nel senso che Gian Giacomo Feltrinelli è rimasto esattamente lo stesso di quando io me ne occupai, e cioè una figura per certi versi sicuramente contraddittoria, una figura meritevole di essere approfondita, perché bene o male, come lei prima ha detto, rappresenta uno spaccato del nostro paese e anche di una parte di generazione, è vissuto troppo giovane per poter fare la resistenza e troppo, tra virgolette, vecchio per poter fare la rivoluzione. E questa è stata un po' la sua condanna. Diciamo che per quello che è cambiato, in realtà non è cambiato niente, è cambiato soltanto una cosa, che dal momento in cui ho fatto la biografia per Alessandro Dalai, che vorrei ricordare, visto che lei prima mi sembra presentava un libro di Baldini e Castoldi, non so come si chiama adesso la casa editrice, è stata la mia prima casa editrice, e appunto Alessandro Dalai è stato un genio dell'editoria italiana, con tutti i suoi difetti e con le molte virtù,
E è cambiato questo, che nel corso degli anni sono venute fuori, o almeno io ho raccolto, tutta una serie di elementi, di testimonianze, di documentazione che poi alla fine hanno contribuito a rendere sempre più chiaro e a diradare, in merito alla morte di Feltrinelli, quella nebbia che volutamente, provocatoriamente o oggettivamente si era accumulata dalla sua morte in poi. Però prima di addentrarci Aldo Grandi nella questione politica e non solo, rivoluzionaria, no? Dove l'aggettivo rivoluzionario è da accettare uno sguardo molto molto ampio. Chi era Gian Giacomo Feltrinelli? Perché noi parliamo di quel suo ultimo atto compiuto sul traliccio, però Gian Giacomo Feltrinelli era anzitutto, prima ancora di diventare editore, una persona che ha avuto un ruolo importante, per esempio, nella Resistenza. Ma allora, Gian Giacomo Feltrinelli era innanzitutto, prima di diventare il rivoluzionario o l'aspirante rivoluzionario che è diventato, prima di diventare editore, allora dire che è stato un personaggio importante nella Resistenza è a mio avviso esagerato, nel senso che la Resistenza l'ha fatta a malapena partecipando come aggregato al Corpo Volontari della Libertà, che era l'esercito italiano che seguiva le forze alleate nella risalita dal sud al nord per la liberazione del paese, e ovviamente anche con una certa cautela da parte dei genitori perché avevano paura che potesse accadergli qualcosa. Per genitori intendo la madre, perché Barzini Luigi, Barzini Junior era il patrigno. Quindi diciamo che in realtà più che San Giacomo Feltrinelli, importante nella storia del nostro paese era la famiglia, la dinastia. San Giacomo Feltrinelli è nato a Milano nel giugno del 1926, un anno dopo è nata la sorella Antonella Feltrinelli, figli tutti e due da un lato di Giannalisa Gianzana, a sua volta figlia di Beniamino Gianzana, uno dei vertici, dei dirigenti massimi della Banca Commerciale Italiana, e di papà Carlo Feltrinelli, cioè in sostanza uno degli uomini più influenti sotto il profilo politico, più che politico, anzi, perdonatemi, economico-finanziario del nostro paese tra la fine degli anni no dell'Ottocento e i primi 30 anni del Novecento. Carlo Feltrinelli, prima di morire nel 1935, ha avuto il tempo di essere un personaggio incredibilmente di spessore economico-finanziario, non soltanto per quella che era l'attività propria della famiglia Feltrinelli, molto allargata indubbiamente, perché c'erano due rami, c'erano molti fratelli e discendenti, ma soprattutto perché è stato forse il più rappresentativo, essendo arrivato a ricoprire la carica di presidente del Credito Italiano, entrare nel consiglio di amministrazione di non si sa bene quante aziende importanti, a cominciare da quella che era la principale per la produzione dell'energia elettrica in Italia. Non solo aveva seduto nell'immediato dopoguerra su nomina addirittura del duce di Mussolini nella Reichsbank, nel tentativo di riordinare l'economia della Germania. Aveva partecipato, ha partecipato con le sue aziende alla ricostruzione, alla costruzione soprattutto di Milano, gli interi quartieri, quindi un uomo di enorme, 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 enorme spessore. Quindi Gian Giacomo Feltrinelli cresce in un ambiente come questo, per certi versi ovattato, nel senso che non va a scuola addirittura con gli altri ragazzi, ma cresce con istitutori e istitutrici in casa. Ed è un ragazzo che indubbiamente soltanto dopo la morte del padre e quando la mamma si risposerà con Luigi Barzini farà una breve, come dire, comparsata nelle scuole pubbliche, dove aveva qualche anche simpatia, diciamo così, ma era un avanguardista per il regime, per il fascismo. Dopodiché inizia questa sorta di sua, come dire, di questa sua crescita personale e indubbiamente faticosa, perché si può immaginare, comincia a vivere molto tardi rispetto agli altri ragazzi, per di più con un passato molto pesante sulle spalle, e piano piano, piano piano si avvicina più che alla Resistenza, dove sicuramente, vista la sua impetuosità, avrebbe voluto prendere parte,
si avvicina soprattutto all'età matura, quando a 21 anni, entrando in possesso della eredità che il padre gli aveva lasciato, ma che non aveva potuto ovviamente avere fino al compimento della maggiore età, che all'epoca, ricordiamo, era di 21 anni, ecco, quando arriva in possesso di questo, Gian Giacomo Feltrinelli comincia piano piano a diventare il Gian Giacomo Feltrinelli che poi noi abbiamo conosciuto. E Gian Giacomo Feltrinelli che, secondo Camilla Cederna, il manifesto che aveva scritto e che era stato firmato da diversi intellettuali, sosteneva che lo stesso Feltrinelli sia stato assassinato. E qui si apre la pagina oscura di come le trame politiche sono veramente difficili da comprendere. Noi alcuni giorni fa abbiamo raccontato in un libro dedicato alla morte di Pierpaolo Pasolini un altro appuntamento con la nostra storia, un altro appuntamento molto complesso, pieno di punti interrogativi. Ancora di più, necessariamente, sono i punti interrogativi per quanto riguarda per l'appunto la morte di quel 12 marzo 72 a Cascina Nuova Segrate, sul Traliccio, la morte di Feltrinelli. Perché avrebbe dovuto avere questo problema con lo Stato, apparati deviati o che altro, perché quella morte fosse rappresentativa di che cosa? Allora, diciamo che innanzitutto io non sono sufficientemente preparato per poter comparare e per poter parlare della morte di Pierpaolo Pasolini. Sono però abbastanza preparato e competente per poter parlare di quella di Gian Giacomo Feltrinelli. Gian Giacomo Feltrinelli è stato vittima, per certi aspetti, non soltanto di quella che io ho definito, ma non solo io, la definì così anche il magistrato che condusse l'inchiesta, la sua imperizia manuale, è anche praticamente stato vittima di una strumentalizzazione politica che è cominciata al momento stesso in cui lui è stato rinvenuto e soprattutto identificato il cadavere di Feltrinelli quella sera, anzi il giorno dopo, successivo a quella sera, cioè il 15 marzo del 1972. Alla fine viene identificato il cadavere che era stato trovato il giorno, la sera precedente, sul campo, diciamo, di grano lì a Segrate, dove c'era il traliccio, e da lì cominciano le speculazioni che iniziano soprattutto soprattutto, per non dire soltanto, da sinistra, perché in quei giorni c'è in corso il congresso del Partito Comunista, e il Partito Comunista è indubbiamente il primo, come adesso emerge da alcune carte, a sentirsi vittima dell'attentato. Quindi paradossalmente non è più Feltrinelli la vittima, ma è soprattutto il Partito Comunista che vede improvvisamente la tensione spostarsi. Non da un congresso che era importante perché c'era la nomina di Berlinguer, eccetera, eccetera, né di spostarsi l'attenzione dei media, di tutto il sistema, su questo cadavere e su una problematica legata ovviamente alle tensioni della piazza. Sappiamo che pochi giorni prima Milano era stata centro di disordini di enorme portata. Quindi inevitabilmente finisce per dare un'interpretazione alla morte di Feltrinelli come l'ennesima provocazione, e da Piazza Fontana, secondo, ce n'erano state diverse, l'ennesima provocazione tendente appunto a portare avanti quella strategia della tensione che inevitabilmente aveva come obiettivo la distruzione, o se non la distruzione, sicuramente il ridimensionamento di un partito di opposizione che era appunto il Partito Comunista. Quanto al manifesto di Camilla Cederna, firmato peraltro non soltanto da Camilla Cederna ma anche da tanti altri intellettuali, alcuni dei quali poi tolsero la firma, fu una decisione
diciamo così, impulsiva, che parlò subito di omicidio, perché sembrava strano, ed è questa la cosa clamorosa della sinistra, non soltanto per Feltrinelli, ma per le Brigate Rosse, o almeno all'inizio per le Brigate Rosse e per tanti altri episodi che videro la luce in quegli anni cosiddetti di piombo, per la sinistra era impossibile poter ammettere e pensare che a sinistra del Partito Comunista ci fosse qualcuno disposto a combattere una guerra rivoluzionaria mettendo in crisi le strutture dello Stato. Cioè il terrorismo all'epoca era visto soprattutto come terrorismo proveniente dalla destra, dai servizi deviati e da un connubio tra la prima e i secondi. Lei. Clamorosamente invece, come... No, stava dicendo, scusi, prego, continui pure. Clamorosamente invece Feltrinelli rappresenta, è la prima vittima del terrorismo, tra virgolette, la prima vittima della stagione degli anni di piombo. Ecco, Feltrinelli rappresenta invece che cosa? Una contraddizione, cioè una persona che è proveniente da un ambiente e da una dinastia completamente diversa rispetto alle sue aspirazioni rivoluzionarie, muore nel tentativo di appunto portare avanti una lotta rivoluzionaria. Questo era inconcepibile, non si riusciva a capire, si preferiva cioè sposare la tesi della provocazione. Provocazione che soltanto un gruppo, e cioè il potere operaio, non accettò. E durante una conferenza stampa nell'immediatezza della morte, nei giorni immediatamente successivi, sia pure con qualche ambiguità, uscì fuori con un titolo che ancora oggi è una sorta di, come dire, dimostrazione paradossalmente di coerenza rivoluzionaria, un rivoluzionario è caduto. Ecco, Gian Giacomo Feltrinelli era per potere operaio e per molti di coloro che sapevano che cosa faceva e a cosa si era dedicato, un rivoluzionario morto nel tentativo di portare avanti le proprie idee. Ma l'ipocrisia imperante, l'ipocrisia della sinistra, fecero sì che nessuno volesse accettare la realtà, cioè la morte dovuta ad un incidente di percorso, nel percorso che lui aveva intrapreso di portare avanti la lotta rivoluzionaria. E questo lo diceva anche Valerio Morucci, questa figura importante poi nel corso degli anni di piombo, che si era avvicinato sempre di più all'azione rivoluzionaria di Gian Giacomo Feltrinelli, proprio perché potere operaio non rispondeva ad Esattamente. alcune esigenze. Però lei parlava poco fa della vittima, più che Gian Giacomo Feltrinelli, il Partito Comunista. Ora, mi soffermerei proprio su questa cosa che credo che sia importante. Gian Giacomo Feltrinelli era e si sentiva comunista, no? Però ce l'ha già fatto comprendere poco fa lei, ma vorrei ritornare su questo aspetto. Ma farlo capire agli altri, veramente, lei scrive, era molto difficile. Ecco, soprattutto ai comunisti, quelli che lo erano sempre stati, perché lui era di estrazione più che borghese. Ecco, questa è una cosa molto importante, l'essere comunista negli anni 70 e provenire da una famiglia borghese. Allora, diciamo che Gian Giacomo Feltrinelli non è stato l'unico esempio di un appartenente a famiglie provenienti da grossi capitali, grossi patrimoni che avevano abbandonato, o meglio, che avevano sposato la causa così, diciamo così, progressista, se vogliamo usare questo termine. Perché diciamo pure che la causa rivoluzionaria l'ha abbracciata soprattutto e soltanto forse Gian Giacomo Feltrinelli sicuramente, ma non mi viene in mente qualche altro nominativo, certamente mi viene in mente il nome di Carlo Saronio, che forse non molti ricorderanno, ma anche lui proveniente da una famiglia molto ricca e finito incredibilmente morto per un clamoroso tentativo di rapimento andato a vuoto e ovviamente coltivato all'interno della sinistra rivoluzionaria, andato a male nel tentativo di estorcere, come avvenne, i soldi dalla famiglia, per poi impiegarli ovviamente, consapevole perfino anche lui, nell'azione rivoluzionaria. O penso anche mi viene in mente un esponente della famiglia Pirelli, anche lui molto vicino alle posizioni rivoluzionarie, ma ci fu soltanto una persona a memoria
che con un patrimonio simile alle spalle, con una dinastia come quella che aveva Gian Giacomo Feltrinelli, e quindi con tutta una serie di ipotesi di azione diverse da quelle che intraprese, che alla fine ha giocato tutto. Ecco, perché la caratteristica di Gian Giacomo Feltrinelli è stata proprio quella di giocarsi tutto e di mettere tutto sul piatto. Quindi su questo piatto, su questo tavolo verde di questa metaforica roulette, Gian Giacomo Feltrinelli ha investito tutto ciò che aveva, la vita innanzitutto, e gli è andata male. Ecco, non ci sono altre, ci sono molti altri esponenti di famiglie nobili o di famiglie ricche, appartenenti quindi a classi sociali completamente lontane da quella operaia a cui Feltrinelli si era dedito. Quindi, però soltanto uno è arrivato a concepire uno stacco così forte, e questo gli deriva probabilmente da una sua, come dire, condizione psicologica personale. Non vogliamo fare della psicologia d'accatto, ma sicuramente la vita di Gian Giacomo Feltrinelli, la sua infanzia, la sua adolescenza, il suo modo di essere e di vivere, sicuramente a un certo punto avevano provocato questa sorta di esplosione e di implosione, forse sarebbe più giusto dire, tra ciò che egli era o ciò da cui proveniva e ciò che invece al contrario avrebbe voluto essere. Perché si arriva a un certo punto, quando, per esempio, se ricordo bene, si incontrarono, se ricordo bene, a Nizza, Inge Feltrinelli e lo stesso Gian Giacomo. Inge Feltrinelli non annotò lo stesso giorno nel suo diario: nessuno può più capirlo. Ecco, questa è, al di là del fatto del rapporto tra loro due, ma denota anche una solitudine di un uomo, non solo dal punto di vista umano, ma anche da un punto di vista politico, Aldo Grande. Assolutamente sì, direi però assolutamente dal punto di vista umano in particolare, cioè Gian Giacomo Feltrinelli, e oserei quasi dire più per proprie responsabilità o carenze che non per carenze degli altri, ha sempre patito una incredibile solitudine, cioè è stato sempre un uomo profondamente solo. E questo gli deriva, secondo me, da una serie di conseguenze appunto derivanti dalla sua adolescenza, dalla sua gioventù, eccetera. Lui ha sempre avuto questa sensazione di essere, tra virgolette, una vacca da mungere per via di tutti quei soldi che possedeva. Non è mai stato capace di rapportarsi con gli altri in una maniera, come dire, tra virgolette, normale. Quindi, che dire, quando Inge incontra Gian Giacomo e dice he's lost, capisce cioè che ormai lui ha fatto la sua scelta e non lo salva nessuno, ma non è che lo aveva capito solo Inge, lo avevano capito tutti quelli che lo frequentavano, dai vertici della casa editrice, che ormai si erano perfettamente resi conto che quest'uomo aveva perso ogni contatto con la realtà e aveva fatto una scelta irreversibile. Alle persone che gli stavano vicino affettivamente, ma anche a coloro che in un certo senso lo affiancavano in quella che era o che poteva essere definita una lotta armata. Quindi Gian Giacomo Feltrinelli era in realtà un uomo profondamente solo, ma era una solitudine per certi aspetti anche voluta, perché ogni qualvolta, e ci sono stati qualcuno, e ce ne sono stati diversi, qualcuno ha cercato in qualche modo di riportarlo alla realtà e quindi, o comunque riportarlo un po' alla raziocinio, alla evidenza che la sua condizione avrebbe potuto fruttare di più se fosse stata messa in atto in altri modi, piuttosto che a combattere una rivoluzione armata. Ecco, ha sempre evitato di accettare questi consigli, questi suggerimenti, questi inviti, al punto che a un certo punto si è estraniato completamente da tutti, limitandosi a frequentare soltanto ed esclusivamente quei pochi elementi che, come lui, ma con ben altre caratteristiche, avevano scelto di dedicarsi agli albori della lotta rivoluzionaria. E il suo saggio si chiude con queste parole, una conclusione devastante e deprimente forse, ma anche rispettabile. Ogni uomo in fondo è ciò che fa,
E Feltrinelli nei suoi 46 anni di vita ha fatto molto, ben più dei candelotti di dinamite che posero fine in quella serata piovosa e uggiosa di tardo inverno alla sua esistenza, senza dubbio, intensa ed esasperata. Questo è il libro che abbiamo raccontato insieme con Aldo Grandi, Gli ultimi giorni di Gian Giacomo Feltrinelli. Ma prima di salutarci, Aldo Grandi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, diciamo che in questi giorni a farmi compagnia, sembrerà strano, ma sono soprattutto le questioni, diciamo, legate agli aspetti quotidiani, perché avendo, come lei ha giustamente detto all'inizio, 4 quotidiani da mandare avanti, quello ciò che mi almeno 7-8 ore al giorno mi tiene praticamente inchiodato davanti a un computer e a un telefono è quello di cercare di fare in modo di impaginare, scrivere, perché è importante anche scrivere, fare opinione. Siccome i giornali che ho sono piuttosto provocatori, non a caso si chiamano, vengono, c'è una sorta di frase, giornali non vaccinati, e il non vaccinato non si riferisce soltanto al Covid, ma si riferisce a tutto un insieme di cose, cioè non ci sono vaccini contro coloro i quali vogliono andare oltre le apparenze, per fortuna, almeno fino ad ora. Quindi quello che c'è da dire è che in questo momento il libro al quale mi sto dedicando è la ripubblicazione di un nuovo libro che è già uscito in parte, ma che io allargherò molto, e che appunto avrà un nuovo titolo, eccetera, e che sarà appunto la storia, questa volta completa, di Potere Operaio. Tipo Top, come veniva chiamato. Esattamente. Come veniva esatto. Chiamato anche qui nel 2003 uscì La generazione degli anni perduti, faremo una nuova edizione, ma completamente rinnovata e più approfondita. Grazie davvero, Aldo Grandi, e buon lavoro. Grazie a voi per avermi chiamato. Grazie.